niente del termine. E dove guardando la religione si capisce qual è il fiorfiore dell'umanità, lo ripeto, sia nel bene sia nel male. E crea le cose migliori e le cose peggiori. I santi e i più terribili inquisitori, tagliatori di teste, gente che mette gli ordigni, che si fa saltare per aria, che è contenta, che gode del sangue altrui, ci sono, ma anche nel cristianesimo, non del passato era così. San Bernardo di Chiaravalle, io qui cito le cose, dice: quando si uccideva un nemico non si faceva omicidium, si faceva malecidium, e quindi andava bene. Va bene. Tutto questo, voglio dire, è per spiegare qual è la tesi di questo libro. La tesi di questo libro è che di fronte allo Stato, di cui ha parlato Giannino Piana all'inizio, cioè di questa crisi non solo delle immagini ma del concetto di Dio, da questa crisi si può uscire solo rilanciando e riformandosi. Riformandosi, mettendo, bisogna l'ecologia, cioè bisogno di ecologia all'interno della Chiesa, non solo ovviamente a livello di cardinali, di quella sporcizia, di queste cose, Vatilix, di queste cose che, e io sono fiducioso che il Papa il suo lavoro lo farà bene, ovviamente su questo, cioè, ma io penso che ci sia bisogno anche di un'ecologia teologica. Un'ecologia teologica che sappia riportare l'idea di Dio come luce e diffondere questa luce su tutti gli aspetti, liberandosi da quelle visioni, di quelle pagine terribili che pure la Bibbia contiene, prendendo le distanze da questo. Se c'è stata questa violenza, se il direttore di Radio Maria dice, scusate adesso ormai è passato e vado un po' così, ma ha detto che bisognerebbe impiccare I due autori dei libri che sono usciti su questo scandalo, bisognerebbe impiccarli, più o meno, ho letto sulla stampa, io non ascolto Radio Maria, dico la verità, quindi non lo so se però se stanno le cose, ma questo è un linguaggio che da parte di un uomo di chiesa, cioè un po' di impressione lo fa. Capisco se uno al bar dica così, una persona diciamo poco spirituale, questo è esattamente il linguaggio della piazza. Ma è un caso? È un caso? Oppure esiste una modalità di leggere la Bibbia, di vedere, di interpretare la militanza cristiana che ha a che fare direttamente con questa modalità? E io quello che faccio è far emergere che nella stessa idea di Dio, così come ne parla la Bibbia, sono presenti delle ombre terribili di cui occorre sbarazzarsi. E ne va dell'idea di Dio, perché è solamente così che si vince il nichilismo incombente. Comunque chiudo con Don Gallo, perché Don Gallo, questo è per spiegare, Don Gallo mi disse quella sera, cominciò a parlare della Trinità, e io tra me e me, vi ho già raccontato le cose, cominciai a provare, dico, adesso mi dice di parlare della Trinità, io chissà se me la caverò, se sarò sufficientemente lucido. In realtà lui non voleva parlare, sentire la mia teologia, voleva raccontarmi questa cosa, voleva dire, disse, sai, una volta facevo una conferenza, al termine si alza un signore e mi dice, lei Don Gallo, che ha studiato la teologia, mi deve spiegare la Trinità, come, che non l'ho mai capita, nessun prete me l'ha mai spiegata, come fa a essere uno più uno più uno ancora uno, come fa a essere uno, un Dio che noi diciamo trino, mi dica queste cose, lei in maniera chiara, che io le posso capire. E sai cosa ho risposto, mi disse Don Gallo? Risposi così, dice, guarda, a me queste cose, io queste cose non le ho mai capite bene neanche io, disse Don Gallo. E poi ti devo dire la verità, non mi interessano neanche tanto, perché per me l'unica cosa veramente importante è che Dio sia antifascista. Così disse Don Gallo. Ora torniamo a Nietzsche, a Darwin,
al nichilismo, che cosa significa? E questa cosa io l'ho capita dopo, sul momento ho riso come avete riso voi. Poi questa frase di Don Gallo ha lavorato dentro di me. E io sono giunto a questa profonda convinzione che credere in Dio sia veramente un atto di fede nella democrazia come statuto ontologico del mondo. Cioè credere in Dio significa credere che la giustizia, che il bene, cioè quell'energia più pulita che qualche volta si muove dentro di noi, non è un'illusione. Non è un'illusione, è la logica più vera da cui il mondo viene, verso cui il mondo va. E quando tu riproduci fuori di te questa logica del bene, fai esattamente quella cosa che fa la mente quando applica il linguaggio matematico alla physis. Questo vale, diciamo così, a livello materiale. Quando tu applichi la logica del bene alla logica, al tuo rapporto col mondo, al rapporto con gli altri, fai la medesima operazione di collegamento. Perché non è un'illusione la logica del bene, è veramente ciò che fa fiorire la pianta, e fa fiorire l'animale, la vita della pianta, la vita dell'animale, la vita del fiume, la vita di qualunque cosa, la vita di ciascuno di noi. Che cosa vogliamo noi se non essere oggetto di una carezza, di un calore? Ma perché vogliamo questa cosa? Perché la carezza e il calore sono la logica da cui veniamo. Credere in Dio vuol dire credere a questa profonda logica, non mi viene un altro termine, logica logos, proprio il termine logica viene da logos, che è questa relazione fondamentale. La Trinità che cos'è? Ed è veramente l'ultima cosa che dico. Io qui tento di spiegarlo così come sono capace della Trinità, ma dico Trinitas. Noi ci dobbiamo sbarazzare di Deus e cominciare a pensare a Dio come Trinitas. Non l'abbiamo ancora fatto. È solo nominalistico la modalità con cui noi parliamo della Trinità. Poi in realtà dentro le nostre menti e i nostri cuori vige ancora Deus. Dobbiamo iniziare a pensare veramente che cos'è pensare il Dio trinitariamente, ma da un punto di vista filosofico e spirituale, affermare che la logica del mondo è trinitaria significa istituire il primato della democrazia rispetto al primato dell'imperialismo o, se volete, del fascismo. Perché quando tu pensi Dio come sostanza, una sostanza che impone se stesso, quando tu pensi Dio come Deus, no, tu sostanzialmente hai ancora una volta questo paradigma della volontà di potenza e di dominio. Se invece pensi che Dio già in se stesso è relazione, cosa vuol dire che Dio è trinitario? Ora, voi potete crederla o non crederla questa cosa, ma chi accetta questa idea ritiene che la categoria ontologica, fondamentale, mediante cui interpretare se stesso, gli altri, la vita e qualunque cosa fa, non è la potenza, la volontà di potenza, ma è la relazione armoniosa, è l'armonia. Perché Dio in se stesso è relazione armoniosa, Dio in se stesso è Trinitas. Ario, il più grande eretico, diceva: c'è stato un momento in cui il padre è stato senza il figlio. Contro questa cosa è nata la Trinità. Contro questa idea, nel 325 a Nicea è stato convocato, come io qui spiego bene, il primo concilio ecumenico. Ma dice: ma a me cosa interessa tutto questo? Ti interessa, nel senso che ti fa capire che il padre, cioè l'archetipo, cioè la logica logos, per dire padre, vuol dire il principio di tutte le cose, non è mai stato senza il figlio, cioè è relazione originaria. E quindi anche tu ti compi veramente, non quando imponi te stesso, ma quando sei in relazione originaria, quando vivi la tua vita all'insegno dell'armonia, della giustizia, del bene. Questa è la vera logica. Quella logica, l'interconnessione di cui parla in maniera stupenda il Papa nella Laudato Si, che continua a parlare dell'interconnessione di tutte le cose, è la medesima logica divina, e questo vuol dire credere in Dio come Trinità. Io ho scritto questo libro, non so se ci sono riuscito o meno, esattamente per liberare la nostra idea di Dio da questo Deus ingombrante, che è sostanzialmente l'ipostasi del fascismo, fascismo teologico, o dell'imperialismo, se volete, e far emergere invece il vero volto del divino, quale
Quali i santi testimoniano, quale Gesù testimonia e tutti i grandi testimoniano, che è il volto della mitezza, della benevolenza, della giustizia, dell'armonia. E vi ringrazio dell'attenzione. L'applauso, mi pare già formulato il nostro grazie a Vito Mancuso per quello che ha detto e anche per il calore con cui l'ha detto, con la partecipazione personale. E direi che i temi toccati, pur ruotando attorno al grande tema di Dio e rispondendo anche un po' ai miei interrogativi, mi sono inizialmente pentito, ma alla fine non più di tanto, davvero un po' così orientato o dirottato il discorso, che forse voleva essere diverso, no, da parte di Vito Mancuso. Ma credo, dico, non più di tanto, perché in realtà le cose che sono venute fuori poi sono, mi pare, molto significative e hanno dato delle risposte anche alle domande che io stesso mi sono fatto, mi faccio e che ho fatto a lui. A questo punto abbiamo una mezz'oretta, credo, buona per il dibattito. Pregherei di fare interventi non lunghissimi, non necessariamente soltanto di domanda, magari anche di esperienza, perché credo sia importante accogliere questo anche, e però non lunghissimi, per dare la possibilità a più persone di intervenire. Ti chiedo soltanto se vuoi rispondere di volta in volta oppure se preferisci raccogliere una serie di domande. Di solito preferisco di volta in volta, perché la domanda è chiara. Ecco. Allora cominciamo. Se c'è qualcuno... Succede? Chi deve fare la domanda? Ecco, c'è il microfono. Volevo fare riferimento al discorso del dialogo interreligioso, come diceva lei, e che ha definito giustamente, sono d'accordo, fondamentale, indispensabile, e non solo per il quieto vivere, ma perché questo dialogo già deve essere all'interno di noi, no? Però come si pone? Il dialogo tra religioni, per esempio, adesso chiaramente, come diceva lei, la prima religione che viene in mente è l'Islam, no? Dove un dialogo si mette allo stesso piano due religioni, o due, tre religioni. Molti aspetti dell'Islam non mi sembra sia un antifascista, no? Per richiamare un discorso di farci a Don Gallo. Quindi, in che modo può avvenire questo dialogo con una religione che nega la vita, che nega eccetera eccetera, e quindi metterlo in qualche modo allo stesso piano con il nostro? Ecco, interessare la sua opinione. Sì, sì, la ringrazio molto alla domanda. In effetti il dialogo con l'Islam è più difficile di tutti, perché quella visione, diciamo, assolutista, è indubbio che in questa religione oggi è più intensa che non in altre. Quindi è come fare? Studiando e riconducendo l'Islam alla sua verità di fondo. La sua verità di fondo non è quella della violenza fondamentalista. La sua verità di fondo, come dice la parola stessa Islam, è pace. La parola Islam è la medesima, la radice Islam è la medesima di ISLM. SLM è la medesima radice di, torniamo alle parole che non mentono, è la medesima radice di Slam, no, SLM. È la medesima radice in ebraico di Shalom. Allora l'Islam nel fondo è sottomissione, significa questo, sottomissione, ma non è la sottomissione
di chi è sottomesso e ha paura, perché c'è anche questa, è una modalità di interpretare così, non è che, ma è la sottomissione di chi si mette sotto ed è contento di essere protetto. Cioè, sto dicendo che noi dovremmo, a ciascuno ai suoi livelli, perché poi per qualcun altro è più importante il dialogo con l'ateismo, per qualcun altro è più importante il dialogo con il buddismo, e così via, insomma, veramente. Però il dialogo interreligioso ha senso nella misura in cui noi vogliamo andare a prendere il meglio della tradizione con cui noi dialoghiamo. Cioè, se noi la vogliamo vincere, se noi pensiamo che fare il dialogo religioso vuol dire vincere l'altro, allora abbiamo bisogno di andare a prendere gli aspetti deleteri, no? E far emergere gli aspetti deleteri. Gli aspetti deleteri sono, sono sotto gli occhi di tutti, ma non solo dell'Islam, sono sotto gli occhi di tutti anche quelli del cristianesimo, della Chiesa Cattolica, voglio dire, vogliamo parlare dei libri che sono adesso in edicola, degli scandali, ma chi di noi è cattolico si riconosce forse in questi scandali, in queste cose? No, ovviamente. E io penso che anche i veri musulmani, io ne conosco, non si riconoscono nella furia fondamentalista, nella violenza, nella dittatura, no? Allora occorre sempre capire che se io voglio capire che cos'è l'arte, cosa devo fare? Devo andare a vedere chi sono i più grandi artisti e allora capirò l'arte. Mi devo mettere alla scuola di Michelangelo, di Raffaello, di Leonardo, eccetera, eccetera. Se voglio capire la musica, non devo andare a prendere la prima cantante da quattro soldi, ma devo capire Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e così via. Questo avrò a che fare, saprò che cos'è la musica. E la stessa cosa vale per qualunque fenomeno. Io devo capire cosa è l'Islam. Bene, andiamo a vedere i grandi mistici dell'Islam, andiamo a vedere i grandi libri, devo studiare e capire che non è solamente violenza, non è solamente terrore, anzi, non potrebbe tenere insieme un miliardo di persone se fosse così diabolica, no? nel suo fondo. Quindi il vero dialogo, lo ripeto, è interiore, è che in un senso di onestà profonda, di curiosità, ma di curiosità, lo ripeto, genuina, di chi dice voglio andare a vedere di questo fenomeno qual è la parte migliore. Poi, naturalmente, sia chiaro, uno deve, vedendo la parte migliore, deve anche poi vedere l'insieme. E io non ho nessuna difficoltà a chiudere la domanda dicendo che se si legge il Corano, quegli aspetti più deleteri di Deus che sono presenti in molte pagine della Bibbia, lo ripeto, e Bibbia ebraica e Nuovo Testamento nel Corano sono esaltati, cioè sono veramente come dire, io francamente l'altro giorno ero, dov'è che ero? Ma non ha nessuna importanza dove ero, ma comunque era un dibattito di tipo interreligioso e così via, c'era un rabbino, c'era un esperto musulmano, come si chiama, un mullah, e c'ero io come rappresentante, diciamo così, del pensiero cristiano, ma io non ho avuto nessuna difficoltà a dire che io personalmente interpreto il mio cristianesimo sempre più all'insegna della Trinità, della Trinitas, e quindi sempre più io penso che se si va a prescindere da un discorso semplicemente storico, geografico, e si fa un discorso di tipo filosofico spirituale, ci si accorge che le vere analogie non sono tra il cristianesimo e l'ebraismo, tra il cristianesimo e l'islam, ma sono molto di più tra il cristianesimo e l'induismo, tra il cristianesimo e il buddismo. Questo sono profondamente convinto, e la stessa idea che aveva Pannikar e così via. Naturalmente Martini non sarebbe d'accordo su questa cosa che sto dicendo, perché toccandogli l'ebraismo lui non sarebbe d'accordo, e ci sarebbe tanto da parlare, da discutere, ma direi che mi posso fermare qui nella risposta. Far emergere sempre il lato positivo, questo che vale per l'Islam vale per qualunque, anche quando parlate con una persona, quando vedere sempre il lato positivo, è così che si vincono. Si convincono, non si tratta di vincere, si tratta di convincere, cioè vincere insieme, si vince sempre insieme nelle vere competizioni umane, si vince sempre insieme, mai quando schiacci l'altro, questo è vincere, si tratta di convincere, ma nel senso più radicale del termine, di vincere con.
convertirsi insieme. Ecco, questa è la trasformazione interiore. Senta, nella prima parte del suo discorso lei ha parlato un po' del rapporto dell'uomo con se stesso e ha dato una definizione di anima sulla quale volevo farle qualche domanda, perché se io ho inteso bene considera l'anima come l'espressione delle migliori possibilità dell'umano, libera creazione, libera creatività. La nobiltà dell'espressione che va anche contro l'interesse puramente biologico. Quindi volevo chiedere, allora quando una persona ha ad esempio una situazione di decadimento cognitivo o di grave malattia mentale, non anima? Guardi, quando una persona ha quei fenomeni a cui lei si riferisce, certo ha un'anima, la potenzialità dell'anima spirituale è certamente non è espressa fino in fondo. Non penso che ci siano molto dubbi al riguardo. Quindi lei identifica l'anima con la psiche? Anche. Ma non, no, io l'anima senza la psiche non sarebbe, io identifico l'anima con... Vede, si può identificare l'anima con la psiche, non a caso i greci parlavano di psiche, quando psiche è un termine che indica sia la psiche sia l'anima. Ma io quando parlo della pienezza dell'anima spirituale dico che l'anima spirituale è sia psiche, certo che esiste la dimensione psichica, ed è anche spirito, ed è soprattutto spirito. Certo, perché la psiche è legata al corpo. La psiche è legata al corpo, per cui un tumore cerebrale o una malattia del cervello determinano un annientamento della psiche o uno stravolgimento della psiche. E allora ci chiediamo, e lo spirito dov'è? Ci chiediamo, lo spirito in quel momento non si manifesta visibilmente nella persona che ha questi fenomeni, che decade, non si manifesta. Vuol dire che è sparito del tutto, o vuol dire che esiste, è entrato in una dimensione di che noi non conosciamo, una dimensione che, a cui ci possiamo riferire mediante la parola mistero? Noi dobbiamo sempre, come dire, distinguere quello che noi possiamo vedere dell'essere da quello che l'essere effettivamente è. Allora, io dico, il fenomeno umano ha partorito il concetto di anima per dare ragione della vita in tutte le sue estensioni. E quindi si dà anima nella sua pienezza quando si ha la vita nella sua pienezza. Questo è indubbio, questa è la fisiologia. Quindi più io ho consapevolezza, più io ho un'anima estesa, con mente chiara, conoscenza, luminosità, capacità di decisione, capacità di consapevolezza. Beh, tutto questo naturalmente aumenta la presenza. L'anima non è una sostanza, come dire, è una che c'è a prescindere dal corpo. Noi abbiamo un'unica sostanza, che è l'energia. Questa energia si traduce anzitutto come corpo e noi siamo corpo. Poi, proprio faccio così con la mano, perché così come gli ammoniti, così come le spirali delle galassie, così allo stesso modo anche noi riproduciamo questo movimento a spirale ascendente, noi, il nostro quantum di energia che ci costituisce, che all'inizio si dice come corpo, poi lavorando giunge a dirsi come anima, perché anche... Ho fatto cadere un po' d'acqua, ma anche questo microfono è un corpo. Però che cosa avviene per questo microfono, per questo legno, per tutto quello che vedo come oggetti inanimato, cioè oggetti inanimati, appunto senza anima? Cosa avviene? Avviene che il totale dell'energia che costituisce questo tavolo è totalmente solidificato nella massa corporea di questo tavolo. E quindi ho ET, energia totale, meno EM, energia tradotta nella massa del tavolo, uguale 0. E non c'è anima nel tavolo, è inanimato.
per rendere ragione della capacità di vita, vita intesa come movimento, la mente umana, e torniamo alla mente che vede i fenomeni e che dà un nome ai fenomeni, ha usato il termine anima, e per dare ragione di questo fenomeno, cioè di enti che si muovono, che sono capaci di movimento. La vita anzitutto è movimento. Laddove ho questa capacità di movimento, ho l'anima. Infatti dice, gli animali hanno l'anima. Certo che gli animali hanno, dice la parola stessa, animali sono animati, ma anche le piante hanno l'anima. Aristotele già diceva l'anima vegetativa, ed è tutto evidente, tutto ciò che vive ha un'anima. Però quest'anima, che poi sarebbe questa energia libera rispetto alla massa corporea, perché poi il fenomeno è questo qui, il fenomeno è questo che devo, cioè questa energia libera rispetto alla massa corporea, ha diversi livelli, e uno lo chiami anima, l'altro lo chiami spirito. Spirito è il momento più alto che è stato coniato dalla mente per dire esattamente quella possibilità che ha il fenomeno umano di determinarsi a prescindere dagli interessi biologici e anche psichici, dal carattere. A volte qualcuno fa delle cose che sono contro il proprio carattere, contro la propria psiche. L'esame di coscienza. Che cos'è questa coscienza che esamina la coscienza? Come la chiama lei? La coscienza che esamina la coscienza. Come si chiama? Se la coscienza... Introspezione. Scusi? Si chiama introspezione, appunto. Sì, va bene. È l'operazione. L'operazione è introspezione. Ma chi compie l'operazione dell'introspezione come la chiama? Beh, l'individuo nei suoi aspetti... psicointellettivi. No, non ci siamo. L'individuo nei suoi aspetti è l'individuo che compie diverse cose. Io ho chiesto all'interno dell'individuo, lei come chiama quella capacità che ha il singolo individuo di introspettarsi, si dice così, di esaminarsi, di prendere, dice il detto di Delfi, conosci te stesso. Come si chiama quella capacità che ha la coscienza di esaminare la coscienza? Siamo a un livello superiore rispetto alla psiche ed è lo spirito. Comunque guardi, io adesso, se lei è d'accordo, interromperei il nostro dialogo, perché dobbiamo dare spazio ad altre domande e non c'entrano queste cose, riguardano l'anima e non riguardano Dio. Grazie comunque. Il mio piccolo intervento è solo un intervento di ringraziamento nei suoi confronti. Ma ringraziamento perché... Io oggi ho ricevuto un invito da un amico, andiamo a sentire Mancuso, io non l'avevo mai sentita e ne ho mai letto suoi libri, ne ho mai letto, leggo qualche volta qualche articolo così su Repubblica, qualche volta sul Corriere che aveva messo qualche cosa, ma non è che mi ero soffermato, però la ringrazio in questo senso, che ho visto in lei una persona molto libera, molto lucida. Cioè, quando mi dicevano bisogna andare a sentire un teologo, nella mia mente dicevo, oh mamma, questa gente, ho già confusione io in testa, questa gente me ne fa venire di più, perché alcuni, quando mi metto a leggere qualche saggio teologico, così, da quello che capisco, mi viene più confusione di quella che già ne avevo prima. Ma questa sua lucidità io la colgo in questo. Mi è piaciuto tantissimo il paragone che ha fatto della pressione e dell'espressione. Che viviamo tutti sotto questa pressione. Io credo che lei è una persona che vive tantissimo sotto questa pressione. E questa sua lucidità e questa sua anche ampiezza di pensiero riesce ad esternarla proprio perché è permeato da questa pressione. Io oggi faccio un esempio banale. Io faccio il risotto e per fare il risotto ho aperto il riso che è sotto vuoto. Ho inciso il riso e ho visto che questi granelli si sono improvvisamente animati. Ecco, io ho tanto paura che questa società sia un po' una società che sia liofilizzata, che ci vogliono tenere tantissimo come i granelli di riso, senza più avere la pressione sopra. La stimolo tantissimo a portare avanti questo suo pensiero limpido e schietto nella Chiesa, ma nella società ne abbiamo tantissimo bisogno, perché questa pressione che lei ci vuole dire che dobbiamo prenderci tutti e assaporare tutti è la chiave di libertà in tutti i sensi, religiosa e anche di vita assieme, di socializzazione assieme. Grazie.
Io ringrazio molto lei di questo. Grazie. Buonasera, innanzitutto. Lei ha toccato molto, direi efficacemente, il concetto deleterio di Deus, che è un'espressione della cultura occidentale. Ha definito i cinque elementi da cui è costituito e ha giustamente evidenziato che sono incompatibili. Io vorrei sapere il suo pensiero riguardo a questo. Le due figure, secondo me, dei cinque elementi più incompatibili sono quelle di Gesù e quelle del Dio ebraico. Perché il Dio di Gesù rappresenta il bene. Io vorrei sapere da lei una definizione del Dio ebraico, che secondo me è nient'altro che il potere del faraone. La ringrazio. Lei ha toccato un nodo decisivo, molto decisivo della cosa, ma il Dio di Gesù non è, non può essere senza il Dio ebraico. Non solo perché Yeshua porta già in sé il nome Yahweh salva, no? Questo significa, ma anche proprio perché quando lui si riferiva a Dio nelle sue preghiere, nelle sue espressioni, anche nelle sue parabole, io qui analizzo proprio, quindi ci sono pagine e pagine sull'idea di Dio che Gesù veicola mediante i suoi discorsi e le sue parabole. E io sono giunto a questa conclusione, che l'ambiguità che è presente nel Dio ebraico si ritrova tale quale nella modalità con cui parla di cui Gesù parla di Dio. Non siamo su livelli diversi, cioè io rifiuto lo stereotipo che già Marcione, pure affronto, perché vede quello che lei ha detto, non so se hai mai sentito parlare di Marcione. Marcione, che nome, già il nome Marcione. Fa impressione questo. Comunque è un eretico del secondo secolo. Nel secondo secolo si gioca tutto, insomma. Poi la partita va avanti, naturalmente, ma nel secondo secolo subito sono i problemi.